Ciao a tutti, ho messo un po' di musichetta come sottofondo per questa intervista che mi ha proposto la bottega. Ho cercato anche di fare più o meno un'inquadratura decente, eccomi, usufruendo di un davanzale, della luce diurna e un filtro tipo che ho scoperto 5 minuti fa di avere sul cellulare, quindi sono abbastanza contenta e spero che lo siano anche i miei amici registi, direttori della fotografia. Dai, spero che siate leggermente orgogliosi di questa cosa. Vabbè, entrerei adesso nel vivo dell'intervista. Ho qua una serie di domande a cui risponderò con grande piacere. Allora, come ti chiami? Lucia Santorsola. Che lavoro fai? Faccio la truccatrice, la faccio da 18 anni. E, è un lavoro, nel senso che non è una cosa che uno può improvvisare, insomma, ho fatto una scuola, faccio dei master, continuo a studiare, investo tempo e soldi per questa mia passione. E di che cosa ti occupi in bottega? Allora, ho fatto delle consulenze e anche dei trucchi durante alcune rappresentazioni. La bottega, in tre parole, coinvolgente, popolana e colorata. Una cosa che ti piace della bottega? Sono autentici e credono in quello che fanno. E una cosa che non ti piace? Ci ho pensato, ma ancora non mi è venuto nulla. Appena mi viene in mente qualcosa, sarete i primi a saperlo, bottega, ok? Quale spettacolo di bottega consiglieresti di vedere a chi non ne ha mai visto uno? Ultimamente sono andata a vedere una prova aperta, purtroppo sono arrivata in ritardo quindi non l'ho visto tutto, ed è Il gatto con gli stivali. Mi è piaciuto veramente molto, siccome vorrei vederlo, diciamo, per intero, potrebbe essere un'occasione, potremmo andarci insieme. Se vuoi lasciare un messaggio al pubblico di bottega, pubblico di bottega, seguite, insomma, gli spettacoli, venite in teatro e sostenete, diciamo, l'arte, la cultura, e poi vi lascerei con questa frase di Pablo Picasso: l'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità. Ciao bottega, ciao pubblico